Il testo non verrà, della finanziaria non verrà incardinato. Perché? No, non viene incardinato perché da una lettura approfondita vi sono delle norme fotografie che non possono trovare accesso in base ai principi contabili generali, in base anche a un metodo che ci siamo dati fin dall'inizio di questa legislatura, che della quale si potrà pure parlare male, ma che da un punto di vista pedagogico e di insegnamento anche per la prossima legislatura. Avevo detto mai legge omnibus, mai finanziarie di notte, così è stato. Chiaramente non interromperò questo percorso e questo metodo proprio alla fine della legislatura stessa. Quali norme contesta? Guardi, ci sono norme e fotografie che addirittura diventano pure risibili, se non ridicole, che le posso dire. Asfaltare una strada o un intervento specifico per uno stadio, sicuramente sarà pure giusto fare questo, ma siccome le norme debbono essere generali ed astratte, era molto meglio che in commissione o anche il governo, non so chi ha proposto queste norme, prevedessero un fondo per la protezione civile. Noi non possiamo individuare in una legge finanziaria che parla a 5 milioni di siciliani interventi specifici. C'è una norma che invece mi fa molto riflettere da un punto di vista etico, lo dico, guardi, senza nessuna difficoltà. Una norma che prevede addirittura la necessità, l'obbligo per la Regione Siciliana di acquistare 6.000 copie da parte di settimanali o di mensili. Beh, guardi, non si può fare i moralisti a convenienza, non si può parlare di etica. Cioè, praticamente, se c'è una cooperativa editoriale, c'è proprio una norma scritta. Non so chi ci sta dietro questa norma, però obiettivamente è una norma che ti fa riflettere come ancora, da un punto di vista etico, siamo lontani anche dalla buona informazione. Non me ne voglia nessuno, ma siamo anche lontani dalla buona politica che ha supportato e che ha sostenuto questa norma. A questo punto che percorso parlamentare si può ipotizzare per rispettare le scadenze del 30 aprile? Il 30 aprile verrà rispettato perché noi dobbiamo intanto dare serenità alle istituzioni cardine del nostro sistema, che sono i 390 comuni. Ci mettiamo le città metropolitane, che fanno parte dei 390 comuni, ci mettiamo le ex province, i liberi consorzi. Questi devono avere autonomia finanziaria fin dal 1 maggio, perché rappresentano il cardine, il motore dell'economia siciliana. Non possiamo noi creare difficoltà proprio alle istituzioni e base del nostro sistema. Quindi entro il 30 aprile chiaramente verrà esitata la finanziaria. Si è parlato di un collegato, secondo una convinzione che è maturata però più nei corridoi che altrove, cioè come se nel collegato potessimo inserire la qualunque norme distante tra di loro. Il collegato non è questo, quelli erano i vecchi stralci che venivano immaginati, o addirittura le finanziarie omnibus. Il collegato deve essere collegato con la finanziaria che viene esitata, quindi rigore. Saggezza, perché occorre saggezza anche nell'esitare una finanziaria. Non si può promettere tutto a tutti, stiamo attenti. Il popolo siciliano è un popolo fatto da persone intelligenti, comprendono fino in fondo quali sono le difficoltà e da noi si aspettano risposte serie, chiaramente non promesse.